L'avvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Marozova è una delle chiavi di questa fase finale del Grande Fratello VIP, reality di grande successo che si avvia alla conclusione, con l'ultima puntata prevista per la prossima settimana. Nei giorni scorsi i due coinquilini hanno manifestato sempre di più un affetto reciproco forte e deciso, che in molti casi ha fatto pensare potesse esserci altro rispetto ad un ovvio rapporto sviluppatosi nel corso di circa 3 mesi di convivenza. Nelle scorse ore una conversazione tra i due ha in qualche modo confermato come l'ex tronista, che proprio durante l'esperienza al GFVIP ha di fatto visto concludersi la sua storia con Soleil Surge, si stia avvicinando sempre di più alla bella Ivana. Oltre ad essere bella, le ha detto in giardino che quello lo vedono tutti, la cosa più bella che hai è di essere pulita e io da uomo non sai quanto lo apprezzi, mi piace. Lei non può che guardarlo assorta e Onestini continua. Tutto il resto passa in secondo piano. C'è sempre quel dubbio, quell'incertezza, quell'ombra che in te non vedo. In te vedo solo la trasparenza, la pulizia, la sincerità. E da uomo, soprattutto in questo ambiente della moda e dello spettacolo, non l'ho visto quasi in nessuno. Ivana comprende le parole di Onestini e aggiunge. Forse nessuno mi ha capito. Lui acconsente a questa affermazione ma aggiunge: io ti ho capita, perché forse all'inizio c'era un po' di incertezza. C'è voluto tempo, perché quando sei trasparente ci vuole tempo. Però alla fine si capisce, io l'ho capito e non sai quanto lo apprezzi. La conversazione, che è avvenuta in un momento in cui i due non si trovavano da soli, ma erano in gruppo, sembra aver destato una reazione negli altri coinquilini, che hanno evidentemente capito come ci sia stato un avvicinamento tra loro. Ignazio e Giulia, infatti, hanno iniziato a prendere in giro Ivana, stuzzicandola e tentando di spingerla ad ammettere che ci sia del tenero. Lei, prima risponde categorica a Moser che in questa casa è già nata una coppia, la vostra. Quindi basta. Poi però non sembra riuscire a negare totalmente un coinvolgimento, tramite gesti che fanno pensare a un suo interesse. A rassicurarla lo stesso Moser. Sono cose che non puoi comandare, non preoccuparti. Luca sa benissimo che Ivana Marozova è fidanzata. Il suo compagno è l'imprenditore Alessandro Allevato, un uomo che non ha mai partecipato alle puntate in diretta del lunedì, ma che continua ad aspettare Ivana con discrezione. La modella non ha mai nascosto di essere molto innamorata, sebbene ammetta che la loro storia è cominciata da un tempo relativamente breve. Chi se ne frega?